mi fa dire alle donne che oggi dicono o parità di genere o niente. Vorrei dire, la parità di genere, la parità vera in Italia è quando non ci sarà più una ragazza che firma la lettera di dimissioni in bianco se rimane incinta. Buongiorno a tutti, avete visto? Questa è la quarta bugia di Renzi. Infatti non più di 15 giorni fa Renzi è andato in televisione prendendosi pure gli applausi per aver detto questa cosa. E poi fa passare alla Camera una legge che non tutela minimamente le donne. Infatti oggi, alla Camera, abbiamo approvato una proposta di legge voluta da PD e SEL che dovrebbe, secondo sempre PD e SEL, tutelare le lavoratrici madri ed eliminare quella pratica cosiddetta delle dimissioni in bianco, cioè il fatto che i datori di lavoro facciano firmare la lettera di dimissioni appunto in bianco al momento dell'assunzione. Questa proposta di legge in realtà dal nostro punto di vista non eliminerà assolutamente il problema e non lo risolverà, anzi andrà ulteriormente ad eliminare le tutele per le lavoratrici madri. Uno dei punti rilevanti di questa proposta di legge è infatti l'eliminazione della convalida. Cosa significa? Fino ad oggi le lavoratrici incinte o comunque con figli fino a 3 anni dovevano andare in direzione territoriale del lavoro e confermare davanti a un funzionario pubblico la loro volontà di voler effettivamente abbandonare il luogo di lavoro, quindi di dare le dimissioni. Da oggi questa cosa non sarà più operativa, quindi le donne non avranno più questa ulteriore tutela che poteva limitare appunto quei datori di lavoro che volevano licenziare in qualche modo le lavoratrici, facendo però dare a loro le dimissioni. Per questa proposta di legge avevamo chiesto delle audizioni in commissione per approfondire l'argomento e la maggioranza non ce le ha concesse. Come al solito PD e in questo caso anche SEL hanno preferito fare delle audizioni private, per così dire, nei corridoi del palazzo insieme ai soliti lobbisti, in questo caso Confindustria, che tutto possiamo dire, ma non certo che voglia tutelare le lavoratrici madri. Per noi è una cosa che si può aggiungere, non siamo per dire si fa solo così. Vediamo un ventaglio di opzioni, diciamo, se poi quello se lo porta bene, se non se lo vuole portare, se mi prendete già l'ufficio amministrazione che mi fa di scaricare, e diamo un ventaglio per evitare che diventi un cliente, è molto banale. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro questa proposta di legge in quanto noi riteniamo che sia necessario mantenere la convalida soprattutto per le lavoratrici madri e vogliamo anche che sia migliorato il welfare in modo che tutte le donne possano lavorare con serenità. Vi terremo aggiornati su questo e su altri argomenti, quindi continuate a seguirci su parlamentari5stelle.it.